Bene, è finita Slam X 2011, scrivere rivoluzione a tutti i costi, è andata direi benissimo, infatti non ho più voce, niente, e insomma sì, Slam X è il terzo anno che c'è, è un festival nato proprio qui in Conchetta, organizzato da Agenzia X, che mischia scrittori, musicisti e artisti di qualsiasi tipo. Quest'anno abbiamo avuto i disegnatori. È un modo di spostare gli eventi culturali fuori dalla dinamica del tè delle 5, delle cose tranquille in libreria. Cioè portiamo gli scrittori su un palco con le dinamiche di un festival rock e il pubblico magari della letteratura pigiato, senza sedie, senza nessuna possibilità di prenotarsi un posto, insomma. E infatti anche questa sera è stata così, cioè dalle 9 alle 3 di notte, perché adesso sono le 3 e stiamo chiudendo, c'è stata una serie di 20 scrittori, musicisti e disegnatori, tantissime cose davvero molto belle di ogni genere, nel senso che abbiamo avuto subito Giuseppe Culicchia, che ha letto una parte molto bella di Brucia la città, davvero un reading bellissimo. Poi abbiamo avuto più tardi Federico Fiumani, primo tra i musicisti, che ha fatto una performance molto, molto intensa, e poi vari altri. Abbiamo avuto Mauro Pagani, che ha letto una parte davvero toccante, infatti è stata proprio seguita con un silenzio incredibile sulla morte di Demetrio Stratos, dal suo romanzo. Abbiamo avuto vari musicisti come Simona Gretchen, poi dopo Bonno, che insieme a Kino, che hanno fatto una lettura molto bella, anche alcune canzoni. Poi dopo ci sono stati vari scrittori, dai più giovani, tipo Andrea Tarabbia, che fino a... abbiamo avuto Cristiano Cavina, che ha fatto una cosa secondo me bellissima, perché ha letto un racconto scritto apposta per l'occasione ma non finito, e che ha spiegato perché lui non è un rivoluzionario, no? E poi vabbè, la chiusura con Jonathan Mirai, che è stata perfetta perché era proprio strumentale, perché lui ha appena pubblicato questo album Allusioni, che è un progetto proprio per chitarra a 12 corde, che era il modo perfetto per finire una serata dedicata alle parole, senza parole però. Produci, consuma, crepa. Produci, consuma, crepa. Produci, consuma.